buonasera. Stavo quasi per perdere il treno. Grazie di essere qua questa sera a questo che non è un vero e proprio spettacolo teatrale, non è un vero talk show, diciamo che non è un vero sketch comico, insomma manco noi sappiamo che cacchio è. E in realtà diciamo che vogliamo cercare, grazie a un progetto che si chiama Partecipativi, lo potete seguire su Facebook, è un frutto di questo progetto che ha portato tanti ragazzi del nostro territorio a costruire attività legate alla tutela ambientale e alla legalità. Ecco, io li rappresento tutti insieme, fondamentalmente ho 150 anni, non li dimostro, lo so. Però ecco, li rappresento portando in scena questo spettacolo che si chiama Pianeta Esaurito, perché effettivamente il pianeta, come sapete, si sta esaurendo, dobbiamo fare qualcosa. Salutiamo anche... Perfetto. E quindi ecco che questa sera vi proponiamo questa sorta di notiziario ecologico, abbiamo chiamato Eco News, appunto perché abbiamo bisogno sempre di più di informazioni che fanno bene all'ambiente e fanno bene ovviamente anche a noi. Quindi direi di partire con le Eco News. Buonasera dal vostro Fabio Logico. Vediamo subito i titoli. Cambiamenti climatici. Sono questi gli unici cambiamenti nel nostro paese? Se si sciolgono i ghiacci, sarà un problema per tutti o solo per i cocktail? 2014, anno internazionale contro lo spreco alimentare. Ecco un bel progetto per non alimentare lo spreco. Io lo faccio da me, il nuovo libro di Giovanna Olivieri. Scopriamo di cosa si tratta grazie all'intervista del giornalista, Luca Giurato. E poi le nostre rubriche, a Made in Cina 33, Luciano Onder ci parlerà di come nutrirci nutrendo il pianeta, sempre se riusciamo a svegliarlo. A Crudo e Mangiato, oggi ricette ecologiche del grande chef Carlo Cacchio Cucino. Buonasera a tutti dal vostro Fabio Logico. Questo è un notiziario nato per te, abitante di questa palla dispersa nell'universo che si chiama pianeta Terra. Un notiziario nato per te, che devi trovare l'equilibrio con tutto ciò che ci circonda. Per te, che devi tornare a sorridere con regolarità. Insomma, siamo meglio del bifidus. Basta consumare inutilmente risorse. C'è una grande crisi ambientale in atto. Il pianeta è esaurito. E anche io non è che me la passi proprio bene. Ma veniamo alle notizie. Cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, la maggior frequenza di alluvioni si può riassumere in piove, governo ladro? Matteo Renzi è il primo segnale dell'inversione dei poli? Purtroppo no, sono tutti sintomi di un cambiamento climatico causato dalle attività umane. I rischi per il pianeta e per le generazioni future sono enormi e ci obbligano ad intervenire con urgenza. La temperatura aumenterà, le acque dei mari si innalzeranno di ben 62 centimetri. Ci saranno inquinamenti, città costiere che verranno letteralmente inondate. Ovviamente ci saranno anche vantaggi, ad esempio Brunetta scomparirà per sempre. Ma avremo anche problemi nella produzione alimentare, la diffusione di malattie tropicali e anche l'aumento di casi di cancro alla pelle a colpa di quell'ozono che continua a bucarsi al posto di farci semplicemente le canne. Ma una delle ultime e più devastanti notizie parla anche di estinzioni di animali a causa della modifica delle stagioni. Gli animali sono entrati in confusione e allora ecco che il maschio dell'aquila va in calore nel periodo della femmina del passero. La lumaca nel periodo della lepre, il maschio della balena nel periodo della femmina del cavalluccio marino, gli anziani di Arcore nel periodo delle giovani marocchine e Briatore, ah no, quello lì è H24.
Capite che si creano situazioni difficili e talvolta dolorose. Il mio pensiero va al povero cavalluccio con la balena. Ma tutto questo perché? Perché accade? È colpa di ogni nostra singola azione umana. In generale, l'utilizzo di qualsiasi prodotto derivato dal petrolio e che viene da lontano rispetto alle nostre case comporta alti consumi, inquinamento dell'acqua e dell'atmosfera, quindi cambiamenti climatici e impatto sulle persone. Non fate quella faccia da Barbara D'Urso, possiamo rimediare. Come? Fare una corretta raccolta differenziata, acquistare prodotti biologici locali con pochi in ballo, riparare le cose per riutilizzarle, dire alla Santa Ken di utilizzare meno plastica. Ecco, queste sono una delle tante iniziative che potete fare nelle vostre case. Una lista completa la potete trovare sul sito www.eticare.org. Progetto Spreco, Food Sharing, campagne di sensibilizzazione, corsi di cucina con gli avanzi. Fioriscono in tutta l'Unione Europea le iniziative contro lo spreco alimentare, visto che ogni anno il circa il 50% del cibo prodotto viene gettato nella spazzatura. A chi dare la colpa? A Benedetta Parodi? Alla Clerici? Oppure a Masterchef? O anche i mariti che dicono: sì sì, ci penso io a spegnere il forno, ma poi... Oh cacchio, ciambellone! Sprechiamo da quando ci rechiamo al supermercato, perché dobbiamo riempire un carrello che è più grande della nostra macchina. Perché ci sono le super offerte: prendi 3, paghi 2, ma a noi ne serviva soltanto uno. Perché ci sono le raccolte punti, finisci per acquistare 50 confezioni di cibo per gatti, perché è in offerta e ti permette di avere tanti bollini. Ma tu il gatto non ce l'hai. Scusate, ma le ho finite di mangiare ieri sera. E poi, con la raccolta punti, vincerai un fantastico spazzolino per canarini. Ma che cacchio ci fai? Oppure utilizziamo elmetti da speleologo per andare a prendere la confezione più indietro nello scaffale, perché ho timore che poi mi scada. Quella lì scade nel 2050. E così quelle che scadono per prima e sono nelle prime file verranno buttate dal del scaffalatore. Acquistiamo prodotti sempre più lucidi come Renato Balestra, perché se hanno difetti non li vogliamo e il supermercato, addirittura il produttore, li dovrà buttare. Tutto questo ci parla della follia del nostro sistema economico, che oltre a creare ingiustizie, continua a devastare l'ambiente. Sul nostro territorio, un gruppo di associazioni sta promuovendo la campagna Non Spreco, presentata anche qui alla Fiera della Sostenibilità. Questa campagna vede anche la collaborazione di numerosi enti pubblici e società private. Almeno sprechiamo. Per informazioni, www.nonspreco.it. Io lo faccio da me è il nuovo libro di Giovanna Olivieri. Scopriamo di cosa si tratta grazie all'intervista in diretta dell'autrice, che prego a salire sul palco, fatta quasi in italiano dal nostro collega Luca Giurato. Eccolo qua, benissimo, buonasera, siamo qui a presentarvi questo fantastico libro, questo libro di una mia carissima amica che conosco da tantissimo tempo. Conosco da tantissimo tempo, è una mia amica intima. Eccola qua, come cacchio si chiama questa qua? Ecco qua, è Mara Venier. Evidentemente non è Mara Venier,
eccolo qua, Giovanna Olive Nere, eccole qua, Giovanna Olive, Olivieri, scusate, Olivieri, eccoci qua, un libro bellissimo, io lo faccio con tre, è un'esperienza bellissima che ho fatto anch'io, non mi ricordo se erano due uomini o due donne, quello che erano, però è un bel libro e Giovanna ci ha scritto pure un libro, brava Giovanna, ah, io lo faccio da me, vabbè, sempre la stessa roba, allora è un libro per le vostre momenti di solitudine in bagno, io lo utilizzavo effettivamente con molte più figure, però è sempre un libro molto... Giovanna, bellissimo nome, un nome fantastico, che utilizzava anche il vecchio Papa, Giovanna Paolo II, mi ricordo, brava Giovanna. Ecco, allora, Giovanna, dici un po', di che parla sto libro? Forse ti serve il microfono, eccolo qua, questo è il microfono, brava Giovanna, vedo che sei preparata, bravissima, brava Giovanna, un applauso per Giovanna, dai, facciamolo questo applauso per Giovanna, eccolo qua, bravissima. Siamo in piedi e siamo seduti? Lei sta pure, seduta, per favore, perché qua non possiamo prendere iniziativa. Eccola qua. Di che parla sto libro? Sto libro parla delle cose che possiamo far fare agli altri. No, io lo faccio fare agli altri. E che bello sforzo che ha fatto Giovanna. Bravissima Giovanna. Ma che possiamo far fare gli altri praticamente? Ah, tutto, dal cucinare, dal costruire i nostri mobili, dal coltivarci l'orto, dal portare avanti il pollaio, dal guardarci i bambini, dal portarli il fine settimana al centro commerciale, queste robe qui insomma. Ma che cacchio c'hai, OGM sto libro? Come fa a fare tutte ste robe, Giovanna? Dici la verità, non ti vergognare, Giovanna, dai, dici la verità. No, parliamo seriamente, io lo faccio da me, parla di quello che io faccio normalmente a casa mia, insomma, i fatti miei praticamente. I fatti tipo sì. Novella 3000, insomma, una roba del genere. Ho pensato che potesse interessare, perché oggi la gente ama, no, il gossip, entrare nelle vite degli altri, quindi ho detto... Chissà, magari no. Questo voyeurismo non si sa mai. C'hanno pure le foto. Si parlava prima, volevi usarlo, no? In certi bravissima momenti. Giovanna, viva Giovanna, bravissima Giovanna, quanto sei bella, bravissima. Grazie, ma, anche questo. Ma hanno detto che sto libro fa bene all'ambiente, forse perché si piglia tre gradi, insomma si distrugge mentre lo leggi. Si autodistrugge mentre lo leggi, veramente non l'ho mai provato questo... Non ho provato. Ma tu hai letto questo libro, Giovanna? Non l'hai letto, no. L'hai letto, te no. Vedo che non no, l'hai letto. Non sono preparata, no. Ma insomma, come mai? Quindi per non so rispondere. Perché l'ambiente fa bene sto libro? Fa bene l'ambiente. Perché faccio le robe da me. E quindi non le vado a comprare. E quindi non c'ho i trasporti, diciamo così. Sì, non c'ho i trasporti. Non so come è venuta questa. Non c'ho i trasporti, sì. Mi hai fatto sforzare. Questa è l'unica roba giusta. L'unica cosa giusta che abbiamo detto fino adesso. L'unica cosa giusta. Ma si possono fare pure le canne con i fogli di... faccio da me, faccio una canna. Non ci ho mai provato. Poi, tanto io faccio fare dagli altri, me le fanno gli altri di solito. Me fa un cazzo, Giovanna. Come fare i bambini, lo spiega? No, non lo spiega, peccato. Perché è una cosa che mi interessava tantissimo, è perfetto. E come ti sei inventata tutte queste cose dentro, Giovanna? Dici allora, la verità, come Giovanna. Me le sono inventata? Giovanna. Diciamo la verità adesso. Diciamo la verità. Me le sono inventate, ma allora forse perché io sono un po' una curiosona, forse perché non c'ho niente da fare, allora tutto il giorno sto sempre a pensare a come poter utilizzare le cose che vedo buttate in giro intorno a me. C'è un po' sta fissa, insomma, un pochino, no? Questa fissazione per cui se vedo, non so, una finestra buttata vicino a un cassonetto, un ombrello, penso sempre, ma perché l'hanno buttato, no? Ci si potrebbe fare questo o quest'altro, allora piano piano ho cominciato a costruirmi la casa con queste cose qui. E poi ho pensato che anche altre persone potevano seguire questi spunti e insomma... Sei una guardona, Giovanna, ma dove cacchio abiti? Sul faro per vedere tutte queste robe, eh? Brava Giovanna! No, c'è l'occhio clinico, quando passo vicino al cassonetto ho sempre l'occhio... Dentro che il cassonetto, sì, quale ponte dormi, Giovanna? È così. Bravissima, brava Giovanna!
E quali altri progetti hai in mente, Giovanna? Ah, quali altri progetti? Allora, sì, io siccome faccio far tutto dagli altri, allora ho molto tempo libero e quindi scrivo nel tempo libero, no? Giustamente. Per cui ho scritto questo, adesso sto scrivendo un altro libro sull'orto, sull'orto biologico. E si intitolerà... Te la fanno sempre gli altri, però. Sì, certo. Vai. Faccio mangiare dagli altri. Come lo scrive lui? Spero che qualcuno me lo pubblichi, abbia il coraggio di pubblicarmelo, e si intitolerà L'orto possibile. L'orto possibile, sì, fantastico. Perché finalmente un orto biologico, cioè senza uso di pesticidi, fertilizzanti, lumachicidi, eccetera, eccetera, però possibile, cioè che la roba poi si mangi. Veramente. Ah, io sto scrivendo questo. Veramente. Poi sto scrivendo Io cucino a occhio. Cucina sì, per scardinare un po' questi all'occhio libri di bue, tipo, allora, roba ecco bravo, per esempio all'occhio ecco di bue qua. Con la fritta, una frittatina, cose semplici, no, parla me e faccia occhio. Faccia occhio. Perché scrivi questo libro, Giovanna? Perché che cacchio non c'è incazzo di fare? Sì, il discorso è sempre quello. Scrivo questo libro perché secondo me la gente o non cucina per niente, o quelli che cucinano sono un po' schiavi, no, del cuoco famoso che scrive i libri famosi con i ricettari, con queste ricette precise, con 175 grammi di farina, 25 grammi di quello di quell'altro, io non li sopporto. Allora invece ho scritto sto scrivendo un libro in cui le ricette hanno solo gli ingredienti più o meno a spanne, e poi si spiega il procedimento, ma non si spiega quante ce ne devi mettere. E quindi ognuno deve acquisire. È una roba bella, una roba che non si mangia un cacchio. No, si mangia, si mangia. Casa nostra si mangia, ogni tanto anche le ciofeghe, però più delle volte si mangia. Un po' come i nonni, no? Come i nonni. Come dicevano i nonni. Perché i nonni mica stavano lì col bilancino. Ma infatti sono bravissimo, bravo Giovanna. Io vi invito soltanto ad acquistare questo fantastico libro e fare un applauso a Giovanna. È veramente una ragazza formidabile. Grazie Giovanna, grazie mille, di essere intervenuta. Sera, torna a fare i cazzi degli altri, vai Giovanna, bravissima. A parte gli scherzi, comprate il libro di Giovanna, che è veramente bravo. Un applauso ancora per Giovanna. Io ce l'ho e lo utilizzo quotidianamente. La nostra rubrica Made in Cina 33 con il nostro Luciano Onder. E benvenuti a Medicina 33. Il cibo giusto ha più gusto? Ne parliamo con la dottoressa Giulia Della Costanza, biologa, nutrizionista, laureata a 110 lode e bacio accademico. Un figlio, un cane, un gatto, un topo, un elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due lucorni dell'Università Bocconcini di Milano. Buonasera. Dottoressa Giulia Della Costanza, visto che siamo amici da tempo, posso chiamarla solo dottoressa Giulia Della Costanza, biologa nutrizionista? Va bene. Dottoressa Giulia Della Costanza, biologa nutrizionista, è vero che le particelle dell'acqua del rubinetto, essendo l'acqua del rubinetto l'acqua del sindaco, ci sono, ma non fanno un cacchio?
Non conosco le proprietà dell'acqua fanese in particolare, ma direi che l'acqua del rubinetto, essendo un'acqua potabile, può essere tranquillamente bevuta e ha le stesse caratteristiche dell'acqua in bottiglia per quanto riguarda la sua sicurezza. Tra l'altro l'acqua imbottigliata, in particolare nelle bottiglie di plastica, ha sicuramente un'incidenza ambientale maggiore, quindi meglio preferiamo l'acqua del rubinetto, beviamo acqua del rubinetto. È vero che a causa degli ormoni che sono stati dati agli animali che noi mangiamo diventeremo tutti come Platinette? E se si riferisce ai capelli della signora Platinette, come può vedere anche io amo le pettinature un po' azzardate, ma non sono un'assidua consumatrice di carne, quindi direi che il problema in caso non è riconducibile. Però come può vedere nell'immagine che abbiamo fatto proiettare dai nostri tecnici, quella è una piramide alimentare dove viene evidenziato il consumo energetico e il dispendio energetico rispetto agli alimenti comunemente utilizzati nell'alimentazione. E il consumo di la carne è un alimento che ha un fabbisogno, richiede insomma un fabbisogno energetico importante per la sua per l'allevamento insomma del bestiame, quindi sarebbe il caso di non esagerare con il consumo di carne nella alimentazione quotidiana e settimanale. Dottoressa Giulia della Costanza, è andata Giulia della Costanza, forse un attacco di colite, colite ulcerosa, colite ballerina, colite da stress, colite spastica, dottoressa dov'è? Dottoressa? Da quest'altra parte? Da quest'altra parte. Benissimo, dottoressa. Dove è andata? Ah, eccola. Eccomi. Qua. Com'è andata? Tutto bene in bagno? Tutto a posto. Perfetto, sono contento. Se mangio carne di cavallo, mi nutrisco o nitrisco? Se si riferisce al contenuto in nitriti e nitrati delle carni conservate e insaccati, affettati vari, sarebbe meglio evitare il consumo di questi additivi industriali perché non hanno un effetto benefico sul nostro corpo, quindi evitiamo nitriti e nitrati. Evitiamo nitriti e nitrati, ma i ravioli fatti con la carne di cavallo da corsa sono più veloci da digerire. E se si riferisce ai problemi di digestione rispetto alla pasta comunemente usata, il problema risale alla qualità nutrizionale dei grani che viene utilizzata diciamo nell'industria alimentare, quindi se abbiamo la possibilità di preferire una pasta biologica magari appunto a chilometro zero prodotta nelle nostre zone, sicuramente avrà una qualità nutritiva maggiore. Scusi, Malecco. Prego. È vero che i finocchi fanno venire i bruciori e fa male alla prostata? E penso che il problema siano più che altro dei gas intestinali, perché se siamo poco abituati a mangiare la verdura potremmo avere qualche disturbo dal punto di vista intestinale, ma con l'allenamento, mangiando sempre più verdura, l'intestino si abitua. Perché come sente li ho mangiati ieri sera. Zorro, il gatto con gli stivali, dialoghi con le galline, per Banderas e Alzheimer, oppure è colpa dei grassi saturi presenti nei biscotti che mangia? Sicuramente è colpa dei grassi saturi, i grassi comunque idrogenati contenuti nei prodotti dolciari confezionati, quindi sempre bene controllare in etichetta che cosa ci sia all'interno di questo tipo di prodotti e magari evitare il loro consumo e fare delle merende un pochino più sane. Risposta esatta. Assumere
troppe bevande gasate ti fa diventare come Matteo Renzi? Sicuramente può dare qualche problema alla linea, perché queste bevande solitamente hanno un contenuto di zuccheri molto elevati. La dieta mediterranea, posso farla anche nell'Adriatico? Assolutamente sì, la dieta mediterranea è una dieta anche dell'Adriatico ed è un modello alimentare ecosostenibile, proprio perché si è visto che rispetto al modello alimentare del Nord Europa piuttosto che dell'America, la dieta mediterranea ha un sfruttamento dell'energia del 60% inferiore rispetto agli altri modelli alimentari, quindi è da preferire proprio perché è basato sul consumo principale di alimenti di origine vegetale, quindi mangiamo mediterraneo. Mi è venuta fame. Anche a me. Quali altri progetti hai in testa oltre alla cofana che c'ha? Oltre al prossimo colore di capelli, mi occupo... Sarà? Questo ancora non si sa, da decidere. Mi occupo di rieducazione nutrizionale, porto avanti un progetto di consapevolezza alimentare che si chiama Nutriamoci, sono laboratori di gruppo e percorsi individuali per tutte le persone che vogliono avere un pochino più di coscienza alimentare e hanno voglia di conoscere meglio il proprio rapporto con il cibo. Come funziona? Vi mangiate tutto quanto insieme? È una cena? Oppure ci si risolve in una magnata di solito? Si risolve in una magnata. Certo. Come linea verde. Per concludere, una mela al giorno leva il medico di turno oppure muori di fame? E se mi faccio le pere? Al giorno d'oggi trasformerei questo motto in raccogliere una mela al giorno toglie il medico di turno, proprio perché dobbiamo ricominciare ad essere attivi e procurarci il cibo in maniera più attiva, se ne abbiamo la possibilità, come ci raccontava prima la scrittrice, farcelo anche in casa se possiamo. Io direi chapeau a Giulia Della Costanza, biologa nutrizionista che potete seguire, lei è di Pesaro ma è itinerante, viaggia con una barca in tutto il litorale, per cui chi ha bisogno di avere informazioni può trovarti dove? Può trovare informazioni sul mio sito giuliadellacostanza.it, sulla pagina Facebook Studio di Nutrizione Dottoressa Giulia Della Costanza e basta, tutto qua. Benissimo, un applauso ancora. Grazie tante. Dimenticavo il libro di Giovanni, invece lo trovate dappertutto fondamentalmente. Questa sera qui credo che ce l'abbia il sito di Terra Nuova, lo stereo di Terra Nuova. Altrimenti a casa tua, che non si sa dove abiti, però. A Carignano. È pieno di libri, no, perfetto. Anche in libreria, sì. Anche dal panettiere, ormai si trova dappertutto, sì. Il tuo libro. Fantastico, continuiamo. E ora, per voi affamati di cibo, ma anche di ecologia, la nostra rubrica Crudo e Mangiato, le nostre ricette per un buon cibo e per la sostenibilità ambientale. Buonasera, benvenuti a Crudo e Mangiato. E questa sera avremo con noi il più grande chef di tutti i tempi, uno chef argentino, e faremo invidia ovviamente anche al Brodetto, che hanno sì qualche piccolo cuoco della zona. Noi abbiamo il più grande chef, lo invito subito a salire sul palco, lui è l'argentino Carlo Cacchio Cucino. Eccolo qua, un applauso per il nostro Carlo Cacchio Cucino. Grazie, buona noche a tutti ustedes. Io la ringrazio veramente di essere qua con noi, è un onore, cioè era difficilissimo averlo in Italia. Lo so, è un onore solo per voi avere me qui. Ce l'abbiamo, solo noi ce l'abbiamo. Grazie,
E questa sera non so che ricetta pensava. Ho detto ricetta, non so se. Chiamarlo ricetta è molto diminutivo. E infatti, scusi, no? Io perché non. Spero che mi capite l'italiano, ma è da poco che sono arrivato in Italia. Può parlare come vuole, sì, guarda, sì, può anche fare gesti. 24 anni che sono qua, ma parlo come il primo giorno. Che bello. Quindi che ricetta, insomma, allora quella ricetta che voglio portare io è una ricetta antichissima, si chiama Tentazione orientale al rassagnolo invernale. Tentazione orientale al rassagnolo invernale. Sì, fantastico, fantastico. Rassagnolo che significa mattarello, insomma. No, quello non tocchiamo quell'argomento perché ho avuto una brutta esperienza con quel posto che, guardi, ho ordinato una macchina. Sì, una macchina personalizzata che adesso hanno cambiato il presidente, c'è arrivato uno tutto bello che con le donne sa fare, quello è un marpione mi sa che sì, ho ordinato una macchina mi hanno detto ma scusi lei che lavoro fa, io sono Carlo Cacchio Cucino, e allora mi hanno fatto una macchina personalizzata e a mio gusto, solo che me l'ha fatta verde pisellino. Capisco. E il verde può essere col pisellino, non so perché. Mi dispiace tantissimo. Allora io ho una macchina verde pisellino da quella città lì che mi hanno fatto. Però quello è Maranello. Comunque non importa, io non la voglio assolutamente contraddire. E ecco, io sì, la invito. Allora, questa ricetta che voglio preparare questa sera viene degli antichi etruschi. Sì. La facevano con un impasto con diversi cereali e dopo veniva cotta nel forno e riempita con salse e verdure. Sì, sì. Che cos'è? Come si può chiamare? Piedina. È una cosa che ovviamente. Sì, sì, che dopo io lo salta, cioè la faccio saltare subliminalmente, qualitativamente. Chissà quali contenuti può avere. Ma dove noi umani, adesso capisco che lei è molto, no? Sì. Cioè, è difficilissimo per noi, anche per me, è imbarazzante. Però dove si può trovare, ad esempio, una piedineria. Una piedineria. A Riccione. Pensavo meglio. Qui a fare. Bene. Se ce la può preparare per noi e per i nostri spettatori, prendete nota, mi raccomando, perché non vi capiterà più, insomma, di averle Carlo Cacchio Cucino qui con noi. Grazie, prego, non la disturbo. Ci mancherebbe. Come allora la voglio preparare per voi, che mi avete chiesto questo grosso favore per voi. E come lei bene sa, io sono, essendo un grande cuoco, perché riesco a capire i cibi, sono, diciamo, uno psicologo del cibo, capito? Per esempio, se devo preparare, tipo, come in questo caso, questa piadina, uso degli ingredienti che hanno una personalità forte, tipo, per esempio, la farina di camut, la farina di mais. Non mi ha sentito, no? La farina di mais, perché hanno una personalità integrale. E non userò mai, per esempio, la farina di farro. Perché? E il povero farro è spezzato. Ah, il farro spezzato. Sì. Poveretto. Allora, pensate, comunque, veramente, cioè, sì. come si riesca a entrare, no? Cioè, chissà, insomma, riesce. Cioè, meglio di uno che entra nella psicologia del cibo, meglio non può finire. Allora, io prendo la farina, certo, sì, e aggiungo il lievito nonna, no? Lievito madre. No, adesso non è che mi piace dover raccontare una piccola pettegolezza che noi in Argentina l'abbiamo saputo, quindi in Italia può darsi di no, e che la figlia ha avuto una storia con un certo bicarbonato della città di Sodio e ha fatto un fiolo e è diventata nonna. Oh, che storia. Pallido quel fiolo. Mi piace, se pensavo, cioè, avrei chiamato Barbara Dulce. Poi, allora, prendo questa farina, lievito nonna, sì, aggiungo dell'acqua, sì, e un cucinin distrutto. Un cucinin? Un cucinin distrutto. Segnatevelo, un cucinin, è importante perché sì, poi... Non tanto, un cucinin. Distrutto e lo salta al sagnol. Mattarello sarebbe, no? Sì, ricominciamo. Non fa, perché sempre quella cosa pisellino lì, non ho capito. No. Poi gli aggiungo le molecole di acido cloridrico e idrossido di sodio, no? Se puoi, capisco, sì, però se può semplificare un po' per chi ci ascolta, perché... Neanche il fonico lo sa. Diventa... Cloruro di sodio. Cloruro di sodio, cioè... Il sale. Ah, il sale. Sì. Perfetto.
Poi, una volta che ho tutto impastato, vedo San Rassagnol. Sì, il Rassagnol. Prendo l'impasto. Prendo l'impasto, sì. Lo caccio dentro del fornetto. Sì. Lo chiudo. Sì. E poi tiro fuori la piadina. Non è facile, va? La piadina fatta. Ah, ma quella è con la busta. E beh, allora, lei non so se bene lo sa, che dal il mais si ottiene un certo tipo di plastica, sì. Ecco, compatibile. Ah. Biodegradabile al 100%, e io come faccio la piadina con il mais? Faccio sia anche la confezione, anche faccio tutto direttamente. Tutto siamo da a livelli, Brodetto, vi facciamo siamo. Bellissimo. Prendo il piatto, veramente, veramente. Io non so. Apro la busta con un arnese che ho portato all'Argentina perché qui in Italia non c'è. Sì, ah, ecco, no, facciamolo vedere perché è importante. Si chiama da noi non si tichera. Tichera. Assomiglia alle nostre assomiglia, sì. Però non lo so, qui non le ho trovate. Sarà, prendo la piadina. Sì. Aspetta. Quindi toglie, diciamo, il involucro di mais. Lo mangerà magari per cibo. Lo possiamo buttare perché è riciclabile al 100%. Perfetto. Metto la piadina. Faccio sal coltellin. Col coltellin, il coltellin, sì. Questo sono termini. Sì, noi, il coltellin. Fatica, attenzione, adesso voi non vedete, ma è una cosa veramente, la delicatezza è fantastico. Non mi guardi vicino perché mi togli la luce. Scusa. Taglio due fettine. Ecco, queste fettine come si chiamano, queste fettine? Sci. Ah, sci. Sci, sci come gli sci. Sì, perché ha la forma sci. Segnatevelo, sci. Ecco, due striscettine. Bene. A poi? Forma di sci. Poi prendo del pesce. Del pesce, pesce crudo. Pesce crudo. Pescavo crudo. Mi raccomando, segnato pesce crudo. Pesce crudo, che esatto. Possono essere diversi tipi. Sì, dove? Dalla balena. La balena. Sì. Sì. Dal salmone. Sì. Dal pesce gatto. Ah, il pesce. Pesce rinoceronte. Sì. Pesciolino rosso. Ah, proprio tutti, insomma. Pesce, no? Quindi possiamo acquistarlo, diciamo, anche pesci albini. I pesci albini. Sì, quelli bianchi. Ah, i pesci albini. Quelle razze bianche. Benissimo, albini. Benissimo. Ecco, quindi le va, li sta posizionando su, ecco, questi sci. Sì. Poi. È bellissimo. Prendo del Petrolesium hortense. Oh, questo immagino che l'ha portato proprio dall'Argentina, cioè un nome. Anche... Scusi, lei non conosce il Petrolesium hortense, cioè proprio... No, io ammetto la mia ignoranza, io mangio quattro salti in patria. Vabbè, Pola se lo conosce come Petrolesium sativum. Ah, sì, sì. No, purtroppo no, non conosco. Ascolti, appartiene alla famiglia delle Apiceae, l'ho detto bene, originario del Mediterraneo e dell'Asia occidentale. Assomiglia un po'. Ha delle grandi proprietà medicinali, mi continuo ad interrompere, e aromatiche, senta. Posso? Sì. Mamma mia, che roba! Assomiglia un tantino al nostro prezzemolo, però. No, è prezzemolo. Ah, è prezzemolo, perfetto. Però lei lo conosce come Petrolesium, cioè lei è la plebea. Sì. Io essendo la borghesia lo chiamo Petrolesium sativum. Mi spiace tantissimo, veramente. Poi. Sì. Aggiungo dell'olio. L'olio. Sì. Perfetto. Che tipo d'olio mettiamo? Ecco. Qui c'è del dramma qui dietro. Com'è? C'è una storia drammatica, perché guarda, questo olio, sì, è stava insieme a un certo aceto balsamico, sì, di Modena. Questo sempre perché lei riesce a entrare. Sì, 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 cioè loro, io ero riuscito a farle stare insieme, sì, si accoppiavano, c'era una storia tenera fra loro, dopo quel bastardo dell'aceto balsamico, sì, è andato a finire con un'olia spagnola. Tipo di olio di palma. Ah, palma sì. Di maior, palma. Ah. Sì. Certo, olio di palma. Olio di palma. E questo olio è diventata poveretta sofferenza. Sì, veramente quante cose. E quindi lei comunque adesso mette dell'olio extravergine. Si accoppiava. Olio ex vergine di oliva. Ah, ex vergine di oliva. Olio ex vergine di oliva. Quindi sì, mi raccomando, annotiamoci questa cosa. Okay. Ecco qua. Io il piatto. È pronto. Signori, il piatto è pronto, non so se lo potete ammirare, so che è lontano. Ecco, l'unica cosa che volevo chiedere era questa, cioè non ricordo bene
il nome di questa pietanza, no? Pesce crudo sushi. Ah, perché tradizione orientale. Pesce crudo su rasagnoli. Quindi il rasagnoli invernale. Se no sarebbe sotto sci. Lo sci di piadina è il rasagnoli invernale. Sì, perché fanno il rasagnoli. Pesce crudo sullo sci. Sushi. Il sushi. San rasagnoli. Mamma, è fantastico. Un applauso direi al nostro grande cuoco. Ecco, io non so veramente se voi avete preso nota, però io immagino i mariti, no? Anche quando tornano alla sera da lavorare, la moglie gli ha preparato un piatto così del cacchio, immagino quanto effettivamente possono essere felici. Un piatto proprio veramente del cacchio. Mia moglie è felicissima. Che saluto. Certo, sì. Bellissimo. E che tipo di vino ci abbinerebbe? Ecco, il vino bisogna, secondo me, un buon francese, può essere Jean-Marie Coulemont. Jean-Marie Coulemont? Sì, sì. Il Châteaux François Servissier. Questo per chi non ha dei punti sui denti. Sì, sì. Sì. O un vino delicato, sì. Il Finocchion. Il Finocchion. Il Finocchion è molto buono. Finocchion. Sì. Poi fra i vini italiani, sì, possiamo usare l'officina passerina. La passerina? Sì. La passerina. Però pericolosa. Pericolosa. Sì. In Italia. Sempre pericolosa. Si perde subito la testa. Sì, sale un po' su. Poi c'è la lacrima sul viso di un certo Moro d'Alba. Di un Moro d'Alba. Di un Moro d'Alba. Poi c'è anche un biondo. Dipende dopo se... Sì. Ho capito, perché poi ad Alba c'hanno. Sì. Ho capito. Anche al tramonto. Anche al tramonto. O un Tavernel. Ah, un Tavernel. Quello dei Brick, quello. Sì. Anche il Tavernel. Te frega. Bene, il Tavernel, perfetto. Ragazzi, sì. E visto che è qui, poi la salutiamo. Io non so, se ha un consiglio, visto che c'è. No, qui siamo alla fiera della sostenibilità, sì. E quindi ovviamente abbiamo fatto qualcosa anche di ecologico e di rapido, senza consumare energie. Però c'è la festa del Brodeto, il Festival del Brodeto. Sì, 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 sì. Ha un consiglio da dare magari alla... Certamente. Scusi, è proprio plebea, terra. Lei è ambientalista, no? Terra. E io vorrei ringraziare, no, anzi mi dovete ringraziare perché sono qua la Sagra del Brodeto. Vorrei dare un consiglio per elevare... Sì. Fantastico. Al cielo questa il Brodeto. Ecco. Cosa ci consiglia? Usare più il pomodoro. Come non usare più il pomodoro? Secondo me il Brodeto lo devono fare senza pomodoro, perché deve diventare attuale questa ricetta. Ma il pomodoro mi sembra, no? Il pomodoro è passato. Ah, il pomodoro è passato, giustamente. Io veramente sono consigli fantastici che trasferiremo poi al Festival del Brodeto. Io ringrazierei ancora il nostro grande chef. Grazie. Carlo Cacchio Cucino, e alle prossime puntate. Grazie. Di Crudo e Mangiato. Fratelli e sorelle, buonasera. Grazie ancora. E ora codice il tempo. Il meteo visto dal basso. Che tempo fa domani? Piove. Tanto ci chiappano mai, quindi. Fabio Logico vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate delle Eco News su Onda Libera TV. Grazie mille!